Ebbene sì, diamo via anche a questo video fatto in diretta e altrimenti potete chiaramente vederlo anche in differita e risponderemo alla domanda, cioè possiamo fare il super bonus 110 se ho un immobile che ha, eh, ha un particolare tipo di abusi? Non tutti gli abusi, ma una particolare forma di abusi. Allora, prima di andare avanti, appunto, risponderemo a questa domanda. Aspettiamo che si colleghino anche molti altri professionisti, spettatori che vogliano eh, sapere questa risposta, cioè io ho un immobile a proposito, altra cosa. Andate a vedere il video sulla fiscalizzazione che ho fatto, cioè come mantenere gli abusi pagando la sanzione pecuniaria. Quindi c'è una particolare possibilità di mantenere L'abuso edilizio quindi non si demolisce, si paga, si sostituisce la con la sanzione pecuniaria. Si sostituisce la demolizione, ma non scatta sempre scatta quando ci sono particolari condizioni. Allora, vedo che siete già in parecchi online. E allora rispondiamo soprattutto alla domanda: posso fare il super bonus 110? Se io ho un immobile dove sono presenti degli abusi che sono parziali di formità dal permesso di costruire dalla licenza, dalla concessione, ma non sono demolibili. Ad esempio, io ho l'edificio con l'intelaiatura in cemento armato. È stato fatto più lungo di 40 cm o più alto di 40 cm, perché la, non è stata rispettata la, diciamo il progetto. Lo posso demolire? Ecco, valutiamo se è demolibile. Immaginiamo che appunto questo edificio sia stato fatto 40 cm più lungo in cemento armato, quindi un'intelaiatura, un ossatura una scheletro, come vi piace, no? Può il comune domani venire a tranciarmelo e mangiarmi, tagliare 40 cm in più? Eh, il comune deve valutare della procedura cosiddetta fiscalizzazione. Non si trova la fiscalizzazione nelle norme l'articolo 34 del dpr 380 che prevede appunto una particolare possibilità ma questo tipo di immobili che hanno illeciti che non sono demolibili come li posso trattare appunto dobbiamo rispondere a questa domanda e che di conseguenza quindi posso fare il bonus 110 su immobili dove ci sono questi tipi di illeciti, su immobili che hanno avuto la fiscalizzazione, rispondere a questa domanda ce ne dobbiamo fare un'altra che è la seguente, eccola qua. Immobile oggetto di fiscalizzazione, c'è lo Stato legittimo o non c'è lo Stato legittimo? Pienamente legittimo intendo. Questa è la risposta che automaticamente mi risponde alla possibilità. Posso fare il 110 su un edificio dove ci sono illeciti indemolibili allora lo ripeto perché vedo che parecchi si sono connessi proprio in questo istante dovete rivedere il mio video che ho fatto qualche settimana fa sulla possibilità di mantenere gli abusi pagando la sanzione pecuniaria appunto la multa ora per fare questo bisogna chiarire un altro concetto che è questo Intanto bisogna fare un chiarimento e questo è un qualcosa che abbiamo analizzato col geometra Massimo Teani che saluto di Carrara della Toscana, della Mizzona, con cui spesso ci si confronta e mi ha preparato questo, questo riferimento che ho tradotto nella slide, per cui Massimo ti ringrazio per questa eh, estrema sintesi che però è quella che risponde a noi. Se il mio immobile è in una certa situazione... Io ho o non ho lo stato legittimo pieno, mi ci vuole, perché altrimenti ho un immobile che presenta degli illeciti e degli abusi e che per questo viene o rischia di essere escluso dalla presentazione di qualunque pratica edilizia. E allora, se ci troviamo un immobile condonato, quindi ha già ottenuto il condono, va bene, abbiamo uno stato legittimo perché ho una concessione edilizia insanatoria che è stata rilasciata. Se, però, la mia domanda di condono è ancora dormiente. No, mi dispiace. Finché non si ottiene il condono, l'immobile è abusivo, o perlomeno c'è l'abuso, l'immobile magari era, era stato costruito già con un permesso in partenza, sono stati fatti degli abusi in corso d'opera o sono stati fatti in maniera aggiuntiva. Ok. Se c'è l'abuso e l'abuso non è sanato condonato, abuso è abuso. Rimane. Non c'è lo stato legittimo pieno, chiaro? Non c'è la piena conformità urbanistica, perché l'abuso è lì. È, di qualifica abuso e allora c'è un immobile che ha delle parti esclusive ha delle parti abusive che però sono sanabili con costo alle sano con l'unica procedura che oggi nell'attuale ordinamento normativo è ammesso cioè l'accertamento di doppia conformità l'articolo 36 ben noto del testo unico ottengo la sanatoria che è una sanatoria formale però la ottengo è un titolo a quel punto, da situazione illegittima, torno nella zona di stato legittimo pieno. Poi c'è un'altra situazione. L'altra situazione è che io ho un immobile che ha delle parti abusive, non sono sanabili perché sono in contrasto col piano regolatore, sono in contrasto con regolamenti, con le norme e questo illecito, questo abuso è eliminabile, cioè se lo elimino non pregiudico la parte legittima, quindi io ho un edificio normale a sé stante, no? Eh, dietro casa è stato costruito un box completamente abusivo, se demolisco quello succede qualcosa alla casa, no, benissimo, si può togliere e a quel punto non è sanabile, per cui eh, il comune non mi darà mai una, un titolo abilitativo o un sanatoria, e allora si demolisce, ordinanza di demolizione, non abbiamo lo stato legittimo in quella situazione, per cui non ho quella condizione che mi serve assolutamente per presentare la pratica edilizia del superbonus. Poi c'è la questione, anche lì, l'abbiamo affrontata negli altri video. Sullo stato legittimo parziale eh, solamente per le opere di natura condominiale, vi consiglio di vederlo perché risponde a tante domande che ci siamo fatte in questi ultimi tempi. Ora arriviamo al piatto forte con cui abbiamo spesso parlato io e Massimo, ma anche con altri professionisti di tutta Italia, che facciamo con il caso ricorrente, cioè ho il classico condominio per cui la variante non la facevano mai negli anni, soprattutto prima della legge bucalossi prima del 77, nessuno faceva le varianti. Ecco, cosa si fa? È un bel problema, perché spesso sono illeciti, sono difformità che eh, non sono sanabili, quindi... Non ho il cubaggio che mi permetterebbe oggi e all'epoca dell'abuso di poter sanare con la doppia conformità. Però se vado comunque a togliere questi illeciti, io vado a danneggiare e a pregiudicare le parti legittime, cioè quelle che comunque sono state autorizzate, legittimate o eh, dotate di concessione e titolo. Chiaramente queste cose devono essere comunque abbastanza distinguibili, altra condizione. Allora, cosa si fa in questi casi? Si fa la cosiddetta si può fare: non è detto si può fare sempre, si può fare la fiscalizzazione. Fiscalizzazione, appunto, cosa prevede? Pago la sanzione pecuniaria, ti lascio l'abuso in opera, ma rimane abuso, non è una sanatoria, non si va a regolarizzare niente. E questo è questo il punto. Molti credono di aver pagato la sanzione pecuniaria ed essere a posto, non hai lo stato legittimo. Anzi, l'abuso è lì, c'è, cioè, si vede. E questo è un enorme problema perché mi può tagliare la strada per il super bonus 110. Perché appunto non posso presentare una pratica edilizia eh, dove dichiaro lo stato legittimo? Condominio, faccio solo il cappotto esterno, faccio rilievi, prendi il laser scanner, prendo il mio amico Simone di San Miniato, gli si manda a fare rilievi e mi dice carlo la casa è più alta è un metro in più siamo fuori tolleranza non si può buttare giù e allora lì si fiscalizza cioè il condominio paga una somma la parte che fuoriesce dalla sagoma rimane abusiva ahimè non si butta giù ok ma non ho lo stato legittimo e questo mi taglia la strada anche al super bonus 110, perché non ho lo stato legittimo neanche sulle parti comuni. La facciata è una parte comune, eh, la sagoma e eh, la volumetria, ma soprattutto ehm, la anche la struttura portante, che poi c'è anche gli aspetti strutturali da prendere in considerazione. Eh. però anche la struttura, quindi le strutture in elevazioni, sono parti comuni. Quindi ho un edificio che è diverso. Ora dovrei accendere un altro asterisco. Nell'attesa, se mettete qualche like, mi fa piacere, così alziamo il, eh, il livello del video. Se poi ho aspetti relativi alla paesaggistica e ho aumenti di volumetria in zona paesaggistica, sono dolori perché se siamo dopo il 2006, cioè quando c'è stato un cambiamento normativo sul codice, ve lo risparmio, succede che... Si toglie proprio la possibilità di sanare gli aumenti volumetrici. Se siamo ante 2006, c'è una scuola di pensiero, c'è una giurisprudenza che comunque concede qualche possibilità. però tradotta all'osso, sono sempre dolori in zone vincolate. Ora, questo per dire, voi volete fare il super bonus 110 su edifici, quindi su interventi riguardano le parti condominiali. Il più classico è cappotto, la coibentazione. Bene, anche lì bisogna porsi il problema su quelle parti, quindi sulle parti comuni o anche sulle sole parti comuni eh, che sono oggetto intervento. Bisogna vedere se siamo in questa situazione che abbiamo evidenziato nella slide, cioè in quale situazione ci troviamo se non c'è il condono, se non è sanabile e se non è neppure, ehm, come dire, regolarizzabile con qualunque altro tipo di procedura, ahimè, siamo in una situazione in cui non ho lo Stato legittimo, eh, ma se non ho lo Stato legittimo io non posso presentare, non posso proprio presentare la pratica edilizia per i 110, che l'intervento sia condominiale o che sia solo sulle parti esclusive, nulla cambia e il comma 13 terre, articolo 10, 119 del decreto di lancio ha previsto un po' ammorbiditi il tiro va bene, ma se io ho un condominio che è più alto di un metro rispetto al progetto, siamo fuori tolleranza. Eh, non la risolvo in nessun modo perché non ho lo Stato legittimo e ho un illecito che posso salvare. Posso vedere di salvare con la fiscalizzazione, ma ahimè, cartellino rosso perché non ho lo Stato legittimo. Ho un illecito che. Un abuso edilizio che è fiscalizzabile o fiscalizzato, che però è sufficiente per prendermi e mettermi fuori dalla possibilità del 110. Un commento, ma se ho un condono in corso è possibile fare la domanda al 110? Ritengo di no, perché non ho lo stato legittimo pieno. Io ho un abuso dormiente che è attesa di avere un condono oppure no. Magari mi danno il condono e allora... Posso, dire, stare tranquillo. Io però sconsiglio chiudete condoni. Non, non presentate prate edilizie con condoni aperti. A parte il fatto che principio di cassazione penale l'ho già affrontato anche negli altri video. Non si possono fare interventi se ci sono ehm, illeciti ancora oggetto di valutazione del condono. Eh. Intanto, neanche la manutenzione ordinaria si può fare. Questa la sanno un po' che, ma è bene che si veicola questo concetto. Quindi, Già un primo problema. Secondo, se vado a scompaginare parecchio la configurazione dell'immobile del, dell oggetto di condono, io poi quando vado a chiudere il condono, anche a volerlo fare, io non lo fa, non si deve fare a mio avviso. Quando vado a chiudere il condono, la pubblica amministrazione può avere difficoltà poi a capire qual era, qual era la parte oggetto di condono da quella che poi è stata trasformata anche dopo col 110. Quindi, io eviterei proprio chi chiude condoni da questo punto di vista. Lo so, ho letto degli interpelli che dicano sì, però voi lo fate col condono aperto e poi nel momento in cui ottenete il condono si chiude il problema. Io non la condivido quella linea, non la condivido per questi motivi che ho detto finora. Eh, quindi, Maria, io mi trovo in questa situazione con il condominio, come faccio a difendersi? Sono la sola col 33% che hanno approvato. E un bel problema un bel problema perché si rischia di creare delle situazioni di mh, discussione a livello di condominio ma il problema c'è il problema c'è e va appunto risolto va eh, filtrato a monte prima va fatta una verifica complessiva dell'edificio e magari già che ci siamo si fa anche delle singole parti perché negli altri video abbiamo detto si fa alla svelta a toccare il tema della conformità nel bonus 110 sulle parti private perché tanto farò gli interventi trainati e se interventi, faccio interventi trainati bisogna che vada a vedere cosa succede nelle proprietà private peggio ancora se faccio il ramo eco bonus bisogna che colui che fa le ape anteopera colui che fa il progetto termico vada a vedere se torna tutto all'interno all delle abitazioni perché se i locali riscaldati sono diversi sono state ampliate o non torna con la legge 10 o ci sono dei locali che non devono essere riscaldati, seminterrati, cantine, perché ci sono anche degli abusi, il problema anche lì si pone come, ecco, motivo per cui Pietro, un immobile con una piccola difformità fiscalizzata, si è ottenuto dal comune un permesso di costruire in sanatoria sanatorio all'essenza dell'articolo 34 si può comunque vendere, allora, o, hai o hai fiscalizzato o hai sanato. Delle due luna non, non ci possono essere eh, come dire, due soluzioni alternative insieme: cioè o l'illecito si fiscalizza. Pago rimane dove è, oppure lo sano, ma perché posso sanarlo? Ma perché l'illecito rispetta tutte le norme di oggi e dell'epoca dell'abuso, quindi si può vendere anche qui la risposta è sì e, e no. È un altro aspetto. Qui si entra nella commerciabilità e magari ci faremo un video sopra. Ok, grazie del riferimento. Allora, io vi chiederei un'altra raffica di like, così diamo un bel impulso al video. Condividete chiaramente questo video anche con, soprattutto con i colleghi tecnici, geometri architetti, ingegneri. Perché è un tema scottante quello della conformità nel Superbonus 110 per. Chiudere la questione direi che vi ehm, arriverei a questa tesi. Se c'è un immobile che ha un illecito da fiscalizzare o che è già stato fiscalizzato, a mio avviso non c'è lo stato legittimo dell'immobile. E se non c'è lo stato legittimo dell'immobile, la vedo dura, anzi, sconsiglio caldamente di fare le pratiche del 110 perché si pone appunto il rischio di presentare una tutta una pratica edilizia che non sta in piedi appunto mi manca lo stato legittimo cosa ci si scrive nelle pratiche edilizie è tutto a posto c'è lo stato legittimo no non c'è lo stato legittimo quindi già questo è un primo punto che mi pongo un altro motivo per cui credo bisogna valutare attentamente se fare il 110 è appunto quella clausola eh, comma 13 terra articolo 119 del decreto rilancio che dice si può fare l'intervento, per esempio, ehm, il riferimento è sulle parti comuni, però fate la verifica dello Stato legittimo. Appunto, non ho lo Stato legittimo pieno perché non ho il titolo abilitativo. La fiscalizzazione è una sanzione. Si paga una somma per evitare la demolizione, ma non è una sanatoria. Non, non, mi, va non mi considera regolare. Mi dice, tieni l'illecito lì. Finché non lo toccherai in maniera sostanziale, cioè finché non butterai giù tutto l'edificio e lo ricostruirai o con le nuove regole o con, seguendo il permesso che avevi già, e allora bene, altrimenti la fiscalizzazione è un cartellino rosso che mi impedisce di dire io ho l'immobile nello stato legittimo. E questo è un enorme problema, perché anche con Massimo tante volte ne abbiamo parlato di questo concetto, l'abbiamo parlato anche nei video precedenti. Io ho dei condomini che sono più alti di un metro rispetto al permesso iniziale. Nessuno ha fatto il condono a livello condominiale. Magari mi hanno dato anche l'abitabilità. Eh, ho capito. Mi hanno dato l'abitabilità in tempi, diciamo, decenni fa. Il sindaco ha visto tutto perché a quei tempi era il, il sindaco, mandava lui una apposita figura, un'apposita persona a verificare. L'abuso non può non averlo visto, ma hanno dato l'abitabilità, e facciamo? Eh, purtroppo l'abitabilità non ha effetto sanante e non mi chiude col passato oggi. Vedremo col testo unico delle costruzioni cosa succederà. Eh, per cui eh, la situazione è così: quindi io chiuderei dicendo: se c'è una fiscalizzazione già fatta o c'è un illecito che oggi mi rientra in fiscalizzazione, ahimè, non ho lo stato legittimo, non ho lo stato legittimo, non posso fare il super bonus. Quindi, a meno che non vogliate togliere, se ci riuscite, quell'illecito, quella difformità, quella irregolarità che mi qualifica la um, eh, fiscalizzazione. Ok, bene, bene. Allora io direi. Che vi dico vi ringrazio se siete stati attivi anche oggi, condividetevi in questo video, iscrivetevi al mio canale YouTube, seguitemi soprattutto da Telegram, dove qui ci sono i miei riferimenti, dove appunto manderò i miei preavvisi delle prossime dirette, i prossimi podcast, i prossimi articoli sul web, i prossimi webinar, i miei eventi formativi. Così magari ci aggiorniamo su questi temi, su questi argomenti, in più ci vediamo su Facebook, LinkedIn, Instagram e su tutti i vari social. Ok. Vi ringrazio di nuovo, chiudo questo video, questa diretta di oggi e tiriamo appuntamento alle prossime dirette. Quindi di nuovo un saluto da Carlo Pagliai e alla prossima.